invece. E beh, esatto. Per ritornare a quello che dici, ma... però voglio, scusami, sì, vai. Scusami un attimo, voglio interromperti, perdonami. Io guarda, io non rimpiango tanto la partita di Genoa, perché comunque ci sono quelle partite dove potresti giocare 170 minuti e non buttarla dentro per motivi di sfortuna, per qualsiasi cosa. I risultati che mi danno rabbia sono solamente tre: i derby, più di tutti, l'Inter e il Chievo, credo, no, il Verona. Cioè partite che tu stai stradominando e per motivi banali, per stupidità, perdi, hai perso 6 punti, non sono pochi in questa classifica. Scusami se ti ho interrotto. No, sono d'accordo con te. Infatti vieni al discorso che facevo io, che comunque in queste prestazioni, pure pareggiando, comunque la prestazione, la prova non è mai mancata, soprattutto certo, esatto. Per come è venuta, perché due volte concludi il primo tempo magari avanti 2-0 e due volte ti ritrovi 2-2, certo il rimpianto c'è, però poi quando vedi una prestazione nel genere, certo solo nel primo tempo, in queste occasioni, adesso ce lo dimostra pure nel secondo tempo, veramente se continua a questi ritmi possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Giusto per tornare un attimo al discorso di Marco che diceva il video, qualche lacrima me l'ha fatta scendere perché vedevo le facce pure intorno a me, insomma, delle persone un po' più grandi che erano provate vedendo sia quelle maglie che quel video. E c'è da dire che quell'anno dell'86 fu un anno veramente che ci ha unito come popolo laziale, perché è iniziato dal, mi sembra, quando ci fu la sentenza, già, poi c'era stata una richiesta, poi ci fu la sentenza che era intorno a fine agosto dall'86, e da quel meno 9, dalla frase storica di Fascetti, che chi non se la sente vada via, e non se ne andò nessuno. La stessa poi riportata nel video da Mister Pioli. Sì, è stata ripresa proprio, sì, una citazione di Fascetti, hanno ripreso la stessa situazione riportata con i giocatori attuali, no? E nessuno si mosse perché comunque avevamo una rosa con giocatori per la categoria che dovevamo affrontare, è importante perché comunque la Lazio aveva preso Gabriele Pin che veniva dalla Juventus e era un giocatore che aveva vinto con la Juventus, quindi lui a tutto diritto avrebbe potuto dire io non sono tifoso della Lazio, vengo dalla Juventus, ma chi me lo fa fare? Vedendo che pure lui non disse niente, disse io rimango, pure tutti gli altri insomma rimasero ad affrontare questa sfida, e fu un anno che durò veramente tantissimo, perché dal 28 sì, quasi un anno, hai detto bene, perché dal 28 agosto 1986 arrivammo a quel Lazio Vicenza che era 21 giugno più gli spareggi, quindi se siamo a luglio quelle maglie, Marco, qualche lacrima scende e vedi facce tirate, perché fu un anno che ci segnò talmente tanto e ci unì alla Lazio in maniera importante, e questo poi è il bello pure del calcio. Ma guarda, il calcio, se fosse quello dei tifosi, quello degli stadi, varrebbe molto di più di quello che si vede in televisione, dove ci stanno altri interessi, altri. Il calcio dovrebbe essere fatto esclusivamente tra squadre e tifosi. Io lo penso così, forse sono vecchio, ma quello è il calcio. Sì, sono d'accordo, infatti è una cosa che ripeto spesso qua in trasmissione, però è un discorso un po'... Marco mi prende in giro, siete nostalgici, perché... La mia battaglia è sugli orari, sulle magliette. No, penso come te. No, vabbè, mi prendi in giro simpaticamente, perché sai che è un mio cavallo di battaglia questo, proprio degli orari delle partite, tutte queste cose fatte solo per il profitto e per i soldi, che non hanno niente a che vedere poi col tifoso e col calcio. Il tifoso viene penalizzato in tutto e per tutto, e da queste partite messe in maniera cervellotica in giorni assurdi. È un discorso, sì, pure io sono d'accordo con te, però purtroppo mi sa che siamo perdenti da questo punto di vista. Ma non credo, sai, perché tu immagini uno stadio vuoto, se tu riesci a trasmettere la partita in televisione verso pubblico, non credo che ci abbia lo stesso fascino di una partita con il pubblico. E siccome si stanno facendo tante cose per mandare via la gente dagli stadi, e parlo
incredibile. Non so se un giorno vedere una partita con 4 spettatori possa avere lo stesso successo di avere una partita con 100.000. Non credo che sia la stessa cosa. Penso che alla fine qualche cosa dovrebbe ritornare all'antica. Purtroppo io sono vecchio, per cui certe cose le dico in una certa maniera, ma credo che il fascino che ti dà uno stadio pieno non te lo dà uno stadio con 4 spettatori. Infatti, secondo me, l'obiettivo loro non è svuotare lo stadio, è portarci, chi dicono loro, lo stadio, fare uno stadio tipo teatro, tutti seduti, che al massimo batti le mani, senza bandiere, senza nient'altro, tipo un grande teatro con le poltrone e tutte le comodità. Credo che il loro obiettivo, e prima o poi, se continuano così, ci riusciranno, perché... Sì, questo che dici tu è verissimo, però ricordati una cosa, che comunque sia, quando alla fine tu andrai a fare degli interessi sul calcio, cioè a poter vendere magliette, a poter ribadire tutto quanto, ti accorgerai che questi incassi che tu una volta facevi perché il pubblico veniva ed era parte integrante della partita, ovviamente dovrai rivedere certe cose. Io la penso così, sicuramente sono un vecchio nostalgico di quel calcio, non lo so, ma credo che comunque sia un giorno si starà indietro. Magari, anche perché mettere una partita come Empoli-Udinese alle 6 di pomeriggio, un giorno lavorativo, oggi mi devi dire il significato. Bravo. Sì, è vero. Te lo do. No, lo so benissimo che le vedi tutte, ti vedi tutte le partite, chi c'ha l'abbonamento è per quello, le spalmi, no, l'unico motivo è quello. Posso? No, proprio perché devi tutti i giorni, tu facci cazzo, allora venerdì non si è giocato. Aspetta, scusami, poi ti lascio la parola. Si è giocato da sabato alle 6, sì. Cagliari-Sassuolo, il posticipo la Lazio, domenica le classiche partite alle 3, domenica sera il posticipo Roma-Fiorentina, oggi alle 18 Empoli-Udinese, stasera Napoli-Genoa, noi Napoli sta vincendo 2-1, un inciso con doppio rigore, e domani poi riparte la Coppa Italia. Certo, quindi sì. Si è partito da sabato, si è arrivato a martedì, si deve vedere la partita tutti i giorni. Assolutamente sì, quello è chiaro. Mercoledì c'è un'altra partita della Juve, credo, non so chi giochi, credo la Juve. Ti dico di più, il venerdì c'è sempre l'anticipo addirittura della Serie B, e la Serie B che si giocava di domenica in contemporanea con la Serie A, adesso l'hanno spostata al sabato, quindi c'è tutta una serie di storture che poi alla fine inevitabilmente penalizzano solo e un'unica figura, che è quella del tifoso. Bene. Voglio dirti soltanto una cosa. Io penso che in Italia ci sono tre grosse tifoserie, no? Penso che lo sappiamo tutti, sono quella della Juventus, dell'Inter e del Milan, d'accordo? Che credo che facciano più di metà del pubblico che segue il calcio, d'accordo? Sì. Allora, e tu pensi che alla Juve, all'Inter, ai tifosi della Juve, all'Inter mia interessi qualche cosa della partita dell'Udinese con l'Empoli o del Chievo col Verona? Non gliene frega niente, quindi alla fine tutti questi soldi spesi per organizzare queste partite negli orari, ma pensi che portino veramente un pubblico che guardi la partita? Io non ci credo. Cioè, credo che stasera la partita trasmessa da Sky nel pomeriggio, ma penso l'abbiano messa in 3.000 in tutta Italia. Non so se avete l'idea. Sì, ma io questa cosa l'ho detta quando a noi ci hanno messo la partita col Varese alle 3 del pomeriggio di martedì. Esatto. Ma non parlo del pubblico televisivo, parlo del pubblico televisivo, scusami. Sì, televisivo. Non parlo del pubblico allo stadio. No, io dico. Televisivo, nessuno è da 9:04 o Canale 5, ma non gliene frega niente di vedere questa partita. Ecco quello che voglio dire, capito? No, io ho detto la stessa cosa di Lazio Varese, perché dissi, a parte la diretta televisiva di martedì pomeriggio, a parte tutta Varese che per loro è un evento nazionale, se fermerà e se la vede, ma per il resto chi se la vede in televisione giorno lavorativo alle 3 di pomeriggio alla partita di Coppa Italia? Esatto. Quindi non credo che quei soldi che vengono usati per realizzare questa partita poi alla fine rientrino con gli sponsor e roba varia, non lo so, molto probabilmente siamo stupidi e nostalgici noi. Forse non capiremo noi di business come loro. No, noi l'abbiamo però ho dei dubbi. Noi l'abbiamo a cuore perché purtroppo subiamo queste decisioni, perché siamo gli unici colpiti da questa cosa, perché stiamo andando allo stadio. Certo. Gli altri, chi se la vede in televisione sul divano in pantofole, per loro che gli cambia tanto, non è che gli cambi molto. Bene. Sì, ma se la partita non interessa non la vedo. Sì, infatti. Bene, detto questo il nostro
collegamento era per ricordare appunto la maglia, per ricordare Lazio-Milan, ma soprattutto per farti in anticipo, nonostante manchi ancora un'ora e mezza, tanti auguri di buon compleanno in diretta da parte del Nido delle Aquile. Buon compleanno. Grazie, grazie a tutti ragazzi, e grazie soprattutto perché mi fate sentire un po' più giovane di quella che sono. E hai saluto tutti con un Forza Lazio. Forza Lazio. Alla prossima fa. Ciao ragazzi. Arriva. Ciao 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 ciao. Ciao 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 ciao. Che vuol dire fedeltà, quasi come fosse la distanza tra un bel sogno e la realtà. Notti di emozioni che nel cuore porterò, sono per quegli 11 leoni le bandiere in curva nord. Notti bianco-azzurre con il cuore in libertà, corri Lazio grande, Lazio corri, niente mai ti fermerà. Mentre vola l'aquila nel cielo, sopra tutta la città. Ma questa sera ti voglio la stella più bella di Roma. Irriducibile orgoglio nel cuore per sempre la Lazio. Passerò o davanti alla TV, per le strade d'Italia. Ed eccoci tornati, serata ricca di collegamenti, ricca di tanta lazialità, e ai noi purtroppo dobbiamo dare in diretta il risultato del Napoli, che è conclusa la partita 2-1 con molte polemiche sto sentendo a riguardo. Ha deciso un rigore di Gonzalo Higuaín, quindi adesso il terzo posto ce lo dobbiamo andare a riconquistare. Quindi il Napoli sale a 36. Esattamente a 36, la Lazio a 34, lì in piena corsa. Saremo certamente concentrati nel match di domenica a Cesena, però ragazzi, domani c'è la Coppa Italia, domani un test importante, Milan-Lazio. Sono uscite le convocazioni? E l'unica novità rispetto a quello che ci si aspettava, ossia al netto degli infortunati, è la mancanza nella lista di Luis Pedro Cavanda. Per il resto sono i giocatori che ci aspettavamo, insomma, che fossero convocati. Leggiamolo allo stesso. Leggiamolo allo stesso? No, perché non mi va. Allora... sono io quello poco professionale, eh? Per la gioia di Marco, i convocati. Portieri. Non c'ho più la pagina, Marco, quindi i convocati noi li leggiamo un'altra volta. La dobbiamo ricaricare. Allora, riprendiamo. Visto che abbiamo fatto gli auguri di compleanno a tuo padre, facciamo gli auguri di compleanno pure a Delio Rossi, che oggi compie gli anni, allenatore della Lazio, che ci ha portato alla conquista di una Coppa Italia, e che comunque è un allenatore importante della storia recente della Lazio. E nei prossimi, dimmi se vuoi, ho trovato i convocati, vai. Li leggiamo e poi ti rilascio gli appunti. Sì, vai. Allora, portieri Marchetti, Beriscia, Stracoscia, difensori Conco, Basta, Novaretti, Radu, Maurizio, Sana, Pereligna e il giovane Pce. Centrocampisti Ledesma, Cataldi, Onazzi, Gonzalez, Ederson, ancora vivo, Parolo, Biglia, Candreva, Mauri. Attaccanti Close, Chetà e Palombi. E nota di merito: Simone Palombi indosserà la maglia numero 54 se qualora venisse chiamato in causa. È bello, sì, vedere che c'è Palombi tra i